Ciao ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Ultimo video prima dell'uscita di FIFA 19, che in realtà esce oggi per quanto riguarda la Champions Edition e la Ultimate, non mi ricordo come si chiama quella in digitale. Comunque, per le edizioni con l'accesso anticipato di 3 giorni, il gioco esce oggi mentre sto registrando, anche se questo video poi lo vedrete probabilmente domani. Comunque, FIFA per alcuni, per molti di voi in realtà è già uscito. Per noi poveri che abbiamo preso la Peasant Edition, il gioco uscirà il 28, quindi io il gioco ancora non ce l'ho, e questo è l'ultimo video prima dell'inizio della carriera allenatore, perché è di questo che parliamo oggi, piccolo vlog, per parlarvi un po' di quella che sarà la copertura durante tutta la stagione di FIFA 19 sui miei canali. E parlo già al plurale perché ovviamente questo finalmente potrà coinvolgere anche il canale Twitch, dato che ora ho la fibra, perché in realtà la grande novità rispetto allo scorso anno è proprio questa. Faremo comunque la carriera allenatore sul canale. Ho già in mente un paio di cose, ho già scelto la squadra con cui farò la carriera allenatore, e non ve l'ho detto, stavolta non ho fatto sondaggi perché quest'anno, stranamente a differenza degli altri anni, non avevo molti dubbi. Avevo già individuato una squadra, sono sempre stato abbastanza convinto di farla con quella squadra, non ci sono altre idee che m'allettano al momento, quindi sono abbastanza convinto. Per quest'anno niente sondaggio. Quale sarà la squadra lo scoprirete su Instagram in questi giorni prima dell'arrivo poi del gioco, quindi ragazzi, se ancora non l'avete fatto, il link è in descrizione, ma basta che mi cercate su Instagram xandergamer90, mettete follow perché rimanete sempre aggiornati sul canale, vi coinvolgo nei miei sondaggi che riguardano anche cosa portare sul canale, ci sono le mie stories, quindi potete farvi anche i cazzi miei quotidianamente, insomma seguitemi su Instagram, anche perché sarà lì che rivelerò, come feci anche lo scorso anno, quale sarà poi la squadra con cui andrò a iniziare la carriera quest'anno. Quindi per ora non ve lo dico, però sappiate che la carriera è già tra virgolette pianificata, quindi inizierò subito appena prenderò il gioco. Molti di voi mi hanno chiesto se farò una serie tipo il vecchio Road to Championship con la Roma. Questo lo spiego giusto un attimino al volo per quelli che sono arrivati qui sul canale magari negli ultimi 2 anni o anche 3 forse. Comunque quelli che sono gli iscritti un po' più recenti magari non sanno che io anni fa non facevo la carriera allenatore, ma facevo un Road to Championship, l'ho fatto con la Roma per un paio di stagioni, in cui iniziavo e giocavo una partita a settimana la domenica con il calendario del gioco che era quello corrispondente a quello reale, quindi se la tal domenica c'era, che ne so, Roma-Fiorentina, io giocavo Roma-Fiorentina, quindi andavo di pari passo col calendario della Serie A e facevo ovviamente una stagione sola con la Roma cercando di vincere al primo anno. Era una serie che ha riscosso parecchio successo all'epoca e molti di voi sono rimasti affezionati a quel tipo di format, me lo chiedono spesso. Diciamo che quel tipo di format, così com'era all'epoca, rimane un po' anacronistico oggi, i tempi sono un po' cambiati, le necessità pure, quindi così com'era non lo rivedrete, però ho in mente qualcosa di molto simile che non partirà da subito, perché adesso partiremo subito con la carriera allenatore, che è un format un po' più lungo, porta via un po' di mesi, quindi ci concentreremo prima sulla carriera allenatore. Quando poi avremo fatto 2-3 stagioni, non so, quando si sarà comunque esaurita la carriera allenatore, quando sarà ora di cominciare qualcosa di nuovo, a quel punto inizieremo con questo progetto, con questo Road to Championship 2.0 se vogliamo, ma non è neanche un Road to Championship, con questo progetto particolare che vi dico già coinvolge la Roma, quindi lo farò con la Roma, però non vi dico altro, sappiate che è una cosa molto molto particolare che su YouTube non si è mai vista, o almeno io non l'ho mai vista e non credo che nessuno ci abbia mai pensato, per cui, però questo ne parleremo più avanti, lo dico subito, lo accenno subito per rispondere a tutti quelli che poi comunque mi avrebbero chiesto anche sotto a questo video, ma il vecchio Road to Championship, ma una serie tipo Road to Championship arriverà con la Roma, ma arriverà più avanti, magari verso Natale o inizio del prossimo anno, insomma arriverà quando si sarà esaurita la carriera allenatore, che andremo a cominciare invece subito. La squadra, come detto, ve la dirò su Instagram, quindi non ci dilunghiamo su questi argomenti. Volevo parlarvi del canale Twitch, perché come vi dicevo prima, la grande differenza rispetto agli scorsi anni è che quest'anno ho la fibra e posso impostare tutta la lineup di FIFA sia sul canale YouTube che soprattutto sul canale Twitch. Questo mi permette di dare un'ampia copertura anche finalmente ad Ultimate Team. Io Ultimate Team avrei voluto portarlo anche gli scorsi anni, ma sul canale per mancanza di tempo o porti la carriera o porti Ultimate Team, fare entrambe le cose è praticamente impossibile per i miei ritmi. Twitch mi permette di giocare in live, quindi non devo stare a registrare video, editarli, caricarli, quindi è molto più snella la cosa, mi permette di portare Ultimate Team direttamente su Twitch. Per cui io ve lo dico, se volete seguirmi anche su Foot,
seguitemi su Twitch. Per ora su Twitch siamo un po' pochini rispetto a quelli che siamo sul canale, quindi vuol dire che molti di voi ancora non mi seguono su Twitch. Io direi che è arrivato il momento di iscrivervi anche al canale Twitch, perché ragazzi è gratis, semplicemente. Quindi andate qui in descrizione, c'è il link, iscrivetevi al canale Twitch, perché ci sarà una grandissima copertura per quanto riguarda FIFA su Twitch quest'anno. Come detto, Ultimate Team, ma non solo, perché come ho fatto anche nel finale di questa stagione con FIFA 18, il mercato lo farò in live su Twitch, quindi quando c'è il mercato nella carriera allenatore, solo i video del mercato li farò in live su Twitch con voi per un'interazione diretta, così almeno i consigli me li potete dare in tempo reale e non sono costretto ogni volta a chiedervi il consiglio nei commenti, poi leggere i commenti, registrare il video successivo seguendo i vostri commenti, poi nel video successivo mi consigliate altri giocatori nuovi, quindi devo aspettare, cioè insomma i consigli sotto i video sono sempre molto utili, ma questo richiede tempi molto più lunghi, mentre su Twitch seguite la live, io vi chiedo un consiglio in diretta, voi nel giro di 40 secondi mi rispondete e posso già seguire i vostri consigli o comunque metterli a frutto subito nel gioco. Per cui le sessioni di mercato estivo ed invernale le farò sempre su Twitch, a cominciare dai primissimi video. Questa è l'altra cosa importante, ragazzi, perché io il gioco lo prenderò probabilmente venerdì 28. Io l'ho preso su Amazon, considerate, perché costava 50 euro, quindi risparmiavo parecchio, però sapete che la consegna di Amazon è un punto interrogativo, nel senso che io ho la consegna un giorno con Amazon Prime. L'arrivo è previsto ovviamente per venerdì 28, però non so che ora mi arriva, magari se ho culo arriva anche il giorno prima, ma non lo so. Se invece ho sfiga potrebbe arrivare il giorno dopo, in quel caso darei fuoco ad Amazon. Però insomma non so esattamente il momento in cui mi arriverà il gioco, ovviamente anche questo lo vedrete su Instagram perché ve lo farò sapere subito. Però sappiate che appena mi arriva il gioco, qualunque ora del giorno sia, io mi metto a streamare la carriera allenatore subito, cominciamo subito col mercato. Quindi per stare sul pezzo, come dice il mio amico Menzo, iscrivetevi a Twitch, attivate le notifiche, mi raccomando, cosa che dovreste aver fatto anche qui su YouTube, che almeno ricevete la notifica quando vado in live o quando esce il nuovo video. Ma soprattutto seguitemi su Instagram, perché quello è il canale più veloce per aggiornarvi in tempo reale, e quindi per voi per rimanere aggiornati in tempo reale. Perché probabilmente nel momento in cui mi arriva il pacchetto da Amazon contenente FIFA, io faccio subito una storia su Instagram, da lì tempo un'ora e sono live su Twitch, quindi insomma i tempi sono molto stretti e cominciamo subito col calciomercato, per cui mi serve subito il vostro supporto, anche perché non vi dico la squadra con cui cominciamo, ma sappiate che c'è da fare mercato in qualche modo, perché male male altrimenti. Quindi seguitemi su Instagram, seguitemi soprattutto su Twitch e attivate, mi raccomando, le notifiche, perché sennò se vi iscrivete al canale Twitch senza attivare le notifiche di fatto serve a poco, perché altrimenti Twitch non vi avverte. Poi oltre a questo, quindi oltre alla carriera, oltre a quella specie di Road to Championship che arriverà dopo la carriera, oltre ad Ultimate Team con tutto quello che ne consegue, quindi Weekend League, insomma farò tutto quello che posso fare con la Weekend League, con Ultimate Team, pardon, ci saranno poi anche serate in cui mi dedicherò semplicemente a voi, i classici me versus you che facevo una volta, che ho fatto una volta anche lo scorso anno su FIFA 18, insomma quelle serate in cui non faccio altro che giocare contro di voi, sempre in diretta su Twitch. Quindi penso che di motivi ve ne ho dati abbastanza per seguirmi su Twitch e su Instagram per rimanere aggiornati. Su Ultimate Team poi ho già in mente un obiettivo che voglio darmi per quanto riguarda FIFA 19, che è arrivare a prendere la carta Icon di George Best. Forse non ho mai parlato qui sul canale, ma io ho una passione immensa per George Best. E lo voglio nella mia squadra di Ultimate Team. Costerà sicuramente un botto, quindi sarà molto molto impegnativo, ma in qualche modo quello che vorrei fare è una sorta di road to George Best, non lo so, passano i camion, passa di tutto qua sotto. Comunque quello sarà il mio obiettivo, comunque il mio primo obiettivo, poi non so onestamente quanto tempo ci vorrà per raggiungerlo. Detto ciò, io penso che sia tutto, sto cercando di fare mente locale se devo dirvi qualcos'altro, perché sicuramente mi sto scordando qualcosa, in caso ve lo aggiungo nel primo commento, quindi buttate un occhio nella sezione commenti, ma non mi pare, mi sa che vi ho detto tutto. No che non vi ho detto tutto, cazzo, Pro Club, questa volta faremo anche Pro Club, anche questo credo che lo faremo, non so se su Twitch, su YouTube, sicuramente un po' su Twitch, probabilmente anche un po' su YouTube, insieme a Mick e Menzo. Quindi sarà anche quella una serie che porteremo avanti probabilmente per tutta la stagione, magari carico un video io, poi una volta lo carica Mick, una volta lo carica Menzo, quindi insomma, quella sarà una serie che poi comunque vi spiegheremo quando sarà il momento, però ne ho parlato con i ragazzi, l'idea è quella di registrare anche qualcosina di Pro Club quest'anno. Adesso è veramente tutto però, comunque voi buttate sempre un occhio nei commenti, perché se mi scordo qualcosa la trovate lì. Fatemi vedere se magari Amazon... no... niente, volevo vedere se Amazon mi aveva spedito il pacco, ma vedo ancora non mi hanno scalato manco i soldi, quindi
Quindi la vedo dura, non credo che arriverà prima del day one, purtroppo. Per cui, vabbè, a questo punto l'appuntamento immagino sarà il 28/29, no, facciamo 28, sperando che il pacco arrivi magari un po' prima. Ovviamente vi aggiorno su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, seguitemi su Twitch, attivate la campanella qui su YouTube se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto attivate le notifiche di Twitch, perché altrimenti Twitch non va avverte quando vado in live. Detto ciò, basta, ho detto tutto, ci vediamo con FIFA 19, non vedo l'ora.